Ehi, sono dal vivo, vedete, sono dal vivo, quindi vuol dire che sono vivo e vai. Niente, vi volevo fare questo video perché come se seguite il canale sapete, io dico sempre, c'è vento, c'è vento. No, spero si sentirà qualcosa, ho messo il microfono molto vicino, spero si, non lo so, non lo so, è una prova che sto facendo. Ora qui siamo un po' più al riparo. Fra l'altro adesso i venti sono un po' meno forti, ecco, sono verso l'una, insomma, quindi le 13. È stato molto forte, è luglio, siamo in luglio e questa situazione è estenuante, quindi ci flagella, il vento ci flagella, non solo, che devo dire, non solo l'orto, ecco, da sono arrivato. Dietro di me ci sono gli olivi. Vabbè, ora daremo uno sguardo ovviamente alle coltivazioni qui nell'orto. Prima però ne voglio approfittare per darvi due annunci così rapidi. Io sono in semiferie, che cosa vuol dire? Che in azienda facciamo mezza giornata attualmente, causa mezza giornata se vogliamo, perché più che altro lavoriamo nelle ore più fresche, quindi di notte se vogliamo, con il caldo dentro le serre si arriva benissimo sopra i 40 gradi e insomma si può morire e non è il caso, sapete, perché poi non posso fare i video dal vivo, giustamente se muoio sarà un po' più difficile. Quindi in questa situazione di semiferie, il pomeriggio magari porto la famiglia al mare, se no mi ammazzano, quindi non so. Non riuscirò a fare molti video, però voglio sicuramente fare almeno quelli più importanti che ho promesso di fare. Spero si sentirà bene, ripeto, con il vento tutto questo fracasso. Va bene, ora vi mostrerò appunto le coltivazioni qui, le nostre piante, poveracce, con il vento stanno andando avanti, ma immaginate un po' con il caldo, i venti che sono quasi tutti i giorni. Ma immaginate, stamattina non c'era vento, non ce n'era nemmeno una lacrima, come si dice, come diciamo noi, quantomeno. E adesso è arrivato tutto questo vento, il sole forte, le temperature alte, già l'abbiamo detto, e le acque salmastre. Quindi ora le vedrete con i vostri occhi le piante, però ovviamente non si possono avere risultati eccelsi con queste temperature. E fra l'altro sto concimando anche almeno una volta a settimana perché vogliono essere concimate. Ora lo vedremo, andiamo a vedere le piante da vicino e facciamo qui un piccolo salto che c'è. Intanto giriamo l'immagine, scusate. Ok, ci siamo, prendetevi forte, ora qua il vento sentirà di più. Questa è la mini anguria. Guardate che le sta girando, il vento la rigira, no? E fra l'altro i cucurbitacei soffrono questa cosa, non so se ve l'ho mai detto, ma sicuramente sì. Comunque lo ripetiamo, vedete, se arriva a mettersi al contrario, diciamo a panza all'aria, come si dice, come gli scarafaggi, quelli là idioti che si mettono a panza all'aria e poi non ce la fanno più, ne soffre tanto. Vabbè, qui ci sono pure le erbacce nel mezzo. I cucurbitaci quindi soffrono tanto questa condizione, per loro è brutto, può dare problemi anche di allegagione ad esempio. Guardate che erba, le erbacce invece sono tranquille, anche con il vento forte stanno benissimo. Che cacchio. Ah, scusate, io in questo vento soffro le allergie, l'aria è satura di polvere. Oh, questo settore è un po' più pulito dalle erbacce, vedete? Vediamo anche, guardate, la nostra mitica barricata che sta per cadere da un momento all'altro, anzi meglio ci mettiamo lontano, che comunque un po' ripara dal vento. Certo, no, quando è troppo forte, qui parliamo, siamo arrivati sopra i 60 km orari sicuramente, ora non so di preciso. Va bene, quindi qui siamo a questo livello, le piante stanno crescendo, devono iniziare a dare le fioriture, quelle fertili, diciamo. Ma soffrono per tutti i motivi che ho detto poco fa. Ora andiamo a vedere le zucche. Le zucche le abbiamo lasciate a secco. Un'altra cosa che ho già detto, o comunque accennato, per farle allegare bene, le zucche vogliono un po' di sofferenza a livello idrico. Ok, sofferenza idrica. E cosa abbiamo fatto?
abbiamo chiuso le valvoline vedete qua c'è la valvolina per chiudere la manichetta. Quindi tutto il resto dell'orto, ad esempio ci sono i peperoni che non ci possiamo permettere di lasciare a secco, si devono irrigare tutti i giorni perché sennò con queste condizioni il marciume apicale ci uccide pure a noi, tipo mi appare anche nella testa il marciume apicale. O invece queste, le zucche si devono un po' fare soffrire, va, come si dice, come diciamo. E si vede, guardate, c'è qualche pianta. Ora le ho aperte perché è da 2 giorni che non diamo acqua qui a queste zucche. Vedete, c'è qualche foglia che si sta afflosciando, no? E qua il vento si sente di più. Ci sono già le piante che iniziano ad afflosciarsi. Guarda, ecco, qua si vede benissimo. Guardate. Ci sono quelle che iniziano a soffrire. Quando vediamo queste prime piante che si afflosciano così, diamo un po' d'acqua. Noi di solito diamo un quarto d'ora, 10 minuti, dai 10 ai 20 minuti, ecco, una media di un quarto d'ora la sera. Va bene, domani mattina di nuovo chiudiamo tutte le valvoline, queste le ho aperte poco prima. Domani di nuovo fin quando voi direte, fin quando non si vedranno un bel po' di zucche allegate che saranno grosse quanto un pugno, ok? Almeno due a pianta, considerate. Dovrà fare questa brutta vita. E vedete queste foglie gialle nel mezzo del campo? Perché è appunto sono le prime foglie, quelle un po' più vecchie della pianta, anche se è relativamente giovane come coltivazione, è stata molto rapida, se vogliamo. Quelle prime foglie gialle viene accentuato, ecco, questo fenomeno della foglia che va a seccare, comunque prima diventa gialla, con questa sofferenza che stiamo provocando noi, e ci potrebbe dare problemi a breve. Soprattutto di oidio, ecco, le foglie così indebolite possono essere attaccate dall'oidio e poi sono cacchi andarle a quando parte l'oidio, come sapete, ne abbiamo parlato, l'oidio va prevenuto. Ecco, sono riuscito a fare i trattamenti una volta a settimana, sto volando. Ora sicuramente il microfono, ecco, è più forte il vento. Ci sono i nostri, c'è il condominio dei bombi, vedete qua. Poveraccio che con il vento l'ho salvato un paio di volte, stava per essere sballato all'aria. Va bene, cosa è? Ecco, andiamo a vedere qua ora. Guardate qui, quando riguarda lo zucchino si deve raccogliere, ma guardate come è fracassato dal vento, guardate le piante spezzate, quasi non del tutto, ma guardate. Cioè io non so che dire, è una cosa assurda, fino a questo periodo, tutto questo vento. Cerco di riparare un po' il microfono, ma sarà dura. E le melanzane, ecco, la melanzana è un altro tipo di coltivazione che di pianta che comunque resiste abbastanza alle acque salmastre, però con questo vento se la passa male, dai, perché è troppo anche per lei. Il peperone è peggio, il peperone invece è, direi, sensibile a questa questione del marciume apicale. Come sapete, o comunque se seguite il canale ne ho parlato, le acque salmastre sono una delle cause, insomma, che accentuano il marciume apicale perché danno concentrazione appunto di sali. Però le erbacce no, guardate le erbacce che sono belle, bellissime. Le abbiamo tolte da poco, da una settimana credo, e già ci sono quelle nuove migliori di quelle di prima. Va bene. Comunque il peperone, e già ho fatto vedere in un video recente che già si vede, ecco, volevo dire il marciume apicale. Però cosa abbiamo fatto? Stiamo irrigando tantissimo in pratica. Ecco, qua se ne vede uno molto afflitto, vedete? Però stiamo irrigando tanto e un'altra grande novità è che ho preso il cavolino, finalmente. No, qua mi dovete guardare in faccia, picciotti. Ho preso il cavolino e lo proveremo finalmente, se avrò il tempo, perché nel frattempo delle semiferie stiamo facendo la lavorazione dentro le serre del terreno, quindi con la zappatrice, sono altre operazioni che richiedono molto impegno a livello di tempo. Comunque, vedremo anche
quello. Seguite soprattutto la serie Doppie Diretti, che dove cerco di fare dei video così molto spontanei e appunto diretti per mostrare quello che accade e parlare insomma delle nostre esperienze così nonchalance. Va bene, dai, io penso che basti questo video, perché non so che l'audio come sarà, quindi non voglio continuare ancora, ma lo voglio lasciare appunto come testimonianza dal vivo, ecco, come video testimonianza dal vivo. Sapete, c'è la playlist dedicata a questo argomento. Vabbè, gli altri sono i peperoncini, che comunque sia stanno crescendo. Andiamoli a vedere, dai. Vedete anche che il peperone sta facendo non tanti frutti per tutte le condizioni avverse. Stanno allegando, sì, però no, non è granché. Il peperoncino invece magari è un po' meglio, perché va, se la combatte, come si dice, se la combatte la cosa, e resiste un po' di più alle acque salmastre, e ci sono dei frutti. Non so se si vedrà con questo vento, non si capisce niente. Provo a girarmi. Oh, aiuto. Ok, vedete, ci sono dei peperoncini e stanno crescendo, e marciume apicale non ne ho visto. Come dicevo, il peperoncino resiste di più rispetto al peperone, al marciume apicale. Va bene, dai, io direi che è l'ora di staccare questo video. Vi ringrazio sempre, mi raccomando, continuate a seguire, e cercherò di fare del mio meglio in questo periodo un po' così, un po' di transizione, perché come sapete, ma qua non si capisce niente, come sapete, noi prepariamo adesso, in pratica in estate, prepariamo la campagna nuova. Va bene, fate i bravi picciotti, mi raccomando, al prossimo video, ciao!